Buongiorno, come state? Spero tutto bene. Avete passato un buon primo aprile e una buona domenica delle palme? Spero proprio di sì. Noi abbastanza. Ho caricato due video su YouTube, non so se li avete visti, nel caso andateli a vedere, quindi comunque sì, tutto bene, due bellissime giornate, abbiamo trovato il sole, siamo stati assolutamente in famiglia. Qui ho una formica. I bambini da quando mi lasciano le bricioline in casa, ho le formiche un po' ovunque, devo prendere le trappole. Sofì, cosa c'è? Saluta, saluta, ciao, ciao. Noi stiamo prendendo un po' di vitamina D, vero? Ciao, 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 ciao. Anche oggi c'è una bellissima giornata di sole, quindi i nostri 15 minuti di sole non ce li leva nessuno. E poi purtroppo oggi, per loro, per i twins, non sarà una bella giornata perché dobbiamo andare. Scusate, si è interrotta la fotocamera. Vi stavo dicendo che per loro, per i twins, oggi non sarà una gran bella giornata perché alle 11:30 ho appuntamento al centro vaccinale per il vaccino. E quindi, insomma, fate gli incrocini per me, incrociate le dita. Speriamo che stanotte non venga la febbre, ecco. Anche se non sono sicurissima. Che io ci vado lo stesso, però non sono sicurissima che me li vaccinino perché sono un po' raffreddata. Perché Mattia poco tempo fa ha fatto la stessa malattia e l'altra volta quando aveva fatto a Sofia avevo sempre l'appuntamento vaccinale, mi hanno rimandato e l'aveva avuta 2 settimane prima del vaccino. Adesso sono passate 3 settimane, quindi non lo so, spero che insomma li vaccinino però. Non sono convintissima. Vaccino fatto. E adesso speriamo non venga la febbre, insomma. Mi hanno detto che potrebbero uscire anche delle piccole bollicine di varicella. Ottimo. E quindi che puoi ricoprirle, insomma. Ma appunto, pensiamo positivo, speriamo che non esca niente. Loro sono tranquilli. Hanno il biscottino in mano. E andiamo. Allora, vaccino fatto e adesso cerchiamo di rinforzare un po' il sistema immunitario con tanto sole e tanta frutta. Stanno mangiando le fragoline. Anche io non ce l'ho già mangiata. La Sofì mangia la fragolina e Mattia gioca con la palla. Come la va? Allora, si è seduto mio marito, si vede? Tiriamo su il sedile. Ancora, ancora. Ok. Troppo avanti, andiamo indietro. Ok, direi che ci siamo. Allora, sono in macchina. Ma va! E sto portando Giulio a tennis. Vuoi di te? Sì, troppo indietro però, non ho le gambe così lunghe. E adesso Cos'è questo suono? chiave assente, ho dimenticato le chiavi, vado a prenderle torno, capito? Sento. Comunque noi dobbiamo andare a tennis. Abbiamo comprato anche la racchetta nuova per Giulio. Chi mi segue sempre avrà visto il video dove la Susanna, sua sorella, ha comprato la racchetta. E quindi vi Dove ce l'ha invito, la lacchetta? insomma, a guardare tutti i video vlog. Giulio, però, giù la racchetta, eh? Cerchiamo di non rompere i vetri. Va E bene, c'è giù. poi lo porto a tennis e poi andrò a fare un po' di spesa perché ho il frigo un pochino che piange. Anche se non voglio fare troppa, troppa spesa perché. Sabato, sì, sabato mattina dopo allenamento di pattinaggio, dopo l'allenamento di Susi, partiamo per Reggio e faremo sabato, domenica e lunedì sera dopo cena partiamo e torniamo a casa. Intanto martedì la Susi è a casa da scuola, quindi non c'è fretta, insomma. Quindi passeremo Pasqua e Pasquetta dai miei, insomma. Speriamo che ci sia bello. Ho lavato, disinfettato, tosato e messo il collarino
ai chihuahuini, quindi sono a posto. L'ho fatto oggi perché mentre stavo spazzolando la Milù ho visto una zecca camminare sul pelo, quindi alt, mettiamo il collarino prima che sia troppo tardi. Quindi ho messo il collarino. Ah, ve lo dico adesso perché sennò poi mi dimentico. Molti di voi mi hanno chiesto sotto al vlog dove mostravo che collarini uso per i chihuahuini contro le pulci, zecche e quant'altro. Quei collarini io li compro alla Coop, erano in offerta 4,99, adesso costano 6,99, sono buonissimi, validissimi, li uso da 8 anni, mai una pulce, mai una zecca. Quindi insomma, siccome in tanti me l'avete chiesto, ve l'ho voluto dire prima che mi dimentico. E basta, passo e chiudo, vado a prendere la chiave e andiamo a tennis. Ciao, lo sai com'è bella la mia lacchetta? Io ho messo anche il nome, si chiama Giulio. È bellissima la tua racchetta nuova, vero amore? Certo, e sei, poi? Sei pronto per andare a tennis? Certo, sono come il mucco ad andare a tennis. Ottimo.